Gentile direttore generale, dopo tutta una vita di servizio, passata senza fare mai del male, solo pochi peccati e qualche vizio, vedendo ieri un quadro di San Pietro sono riandato con la memoria indietro e fatto il bilancio, considerando il tutto, mi sono deciso a scriverle. Ecco fatto. Come mi chiamo lei lo sa, sa tutto. E cosa faccio le è certamente chiaro, visto che è onnipresente, esatto, si rende conto quindi che non baro. Le scrivo questa lettera e mi scuso, non è una cosa di corrente uso, per farle una richiesta un po' speciale, se ho sbagliato non se ne abbia male. E per la risposta, creda, non ho fretta, però se trova il tempo mi dia retta. Lei è eterno e a me basta un minuto, aspetterò con calma, buono, muto. Adesso vado al quid della questione e spero mi prenda in considerazione. Mi serve un'altra vita. Sì, mi serve. Mi serve un'altra vita. Però, per carità, non mi fraintenda. Mi lasci continuare, non s'offenda. E prima di tutto ringrazio d'esser nato, o mi spiego meglio, no, non sono un ingrato. La vita che mi ha dato, direttore, in fondo mi è piaciuta ed è con dolore le devo fare questa mia richiesta. Se vado avanti, si accorgerà che è onesta. Mi serve un'altra vita per rifare esattamente tutto quel che ho fatto, ma vorrei farlo meglio, senza fretta e con più cura. A volte ero distratto. E lei, che è onnipotente e comprensivo, e che sicuramente già ha capito, sarà d'accordo che si può fare meglio. Mi dia un altro pezzetto d'infinito. Mi serve un'altra vita per ripetere esattamente tutto quel che è stato, però per fare funzionare meglio tutte quante le cose che ho sciupato. Vede, ad esempio, io non litigherei più con mio padre e gli darei ragione. Staremo meglio insieme tutti quanti, la prego, mi conceda un'occasione. Starei più con mia madre, nelle sere che dice non ti fai vedere, e lascerei partire qualche treno che invece ho preso, ne avessi fatto a meno. E visto che ho trovato la mia donna soltanto dopo averne avute tante, ora che so che è quella giusta e lei, la troverei da subito, all'istante. Ci pensa quanto tempo guadagnato. Su, via, lei che è il padrone del creato. Un'occasione, se crede, se ritiene, me la conceda, vedrà che la uso bene. Mi serve un'altra vita. Tale quale. Sì, questa vita, semplice, banale. Non chiedo niente di straordinario. Voglio essere lo stesso, ma in orario. Sapesse quanti appuntamenti ho perso per un po' di distrazione. Sapesse come io sarei diverso se mi si presentasse l'occasione. Forse mi godrei gli alberi, i tramonti, e andrei sotto la pioggia, finalmente. Sapesse quante cose mi son perso per correre fin troppo e inutilmente. Mi serve un'altra vita. Mio figlio, ecco, farei nascerlo prima, così da stare per più tempo insieme, così non sarei un albero che invecchia giusto mentre vede fiorire un seme. Se si può fare, se non lo trova ingiusto, se non danneggio niente, anzi nessuno, se non le costa nulla, se è possibile, se tutto ciò non spetta già a qualcuno che è stato sfortunato più di me, che ha avuto poco, la prego, direttore, mi lasci fare questo gioco. La verità è che vivere mi piace. Ci ho preso gusto, spero non sia sbagliato. Il guaio è che l'ho capito solo adesso, soltanto adesso che son quasi arrivato. Insomma, veda lei. Di lei mi fido e sui peccati non chiedo alcuno sconto. L'indirizzo lo sa, lei mi risponda. Comunque, in tutti i casi, io sono pronto.